Guardiamoci intorno, questi sono dei monumenti, quello che non ha fatto la regione in questi anni. C'è il Fellettino, abbiamo una città come La Spezia dove la gente che è malata di cuore, malata di tumore, deve andare, deve andare a Parma, deve andare a Pisa. Vi sembra una regione moderna questa? Noi oggi siamo qua per due motivi. Il primo è puntare il dito e cercare di ricostruire la verità, un rapporto di verità, perché l'elettore, il cittadino ha bisogno di un rapporto di verità. Cosa hanno fatto per l'ospedale? Il 4%. L'Aurelia funziona? Non funziona. Il raddoppio della Ponte Ermolese l'hanno fatto? No. Gli studenti universitari hanno possibilità di restare e hanno occasione di lavoro qua? No. È un fallimento totale. Allora, cosa faremo noi? Noi dovremmo fare, utilizzando i fondi del Recovery Fund, dovremmo cercare di arrivare subito a una gara immediatamente per riuscire a sanare questa ferita, che è una ferita, secondo me, sia nella sanità di La Spezia, sia nell'orgoglio degli spezzini, perché credo che faccia tanto male sia la possibilità di non curarsi, quanto il fatto di essere così poco considerati. Ma veramente non riesco a capire come sia stato possibile che la Giunta Toti abbia detto no al Parco Nazionale di Portofino, perché ve ne parlo qua. È un Parco Nazionale di Portofino, avrebbe portato subito in quella zona e poi in tutto il Tiguglio circa 20 milioni di euro di finanziamenti, decine, centinaia forse di posti di lavoro tra l'indotto e il parco stesso. Ma quello che io dico, pensando, vedendo anche i sindaci qua della zona delle Cinque Terre, provate concretamente a immaginare che cosa nascerebbe in Liguria. Un parco nazionale che arriva da Bogliasco a Genova, quasi senza soluzione di continuità, fino alla Spezia. Davanti il santuario dei cetacei. Io la campagna elettorale vorrei farla con le proposte, come questa del parco naturale, come un progetto diverso per la Palmaria, come la promessa di una gara immediata con il Recovery Fund qui per il Fellettino, come la ripresa immediata dei lavori sull'Aurelia. Questa è la prima parte, la più importante sono le proposte positive, perché se si hanno degli ideali bisogna renderli il più possibile concreti. La vedo proprio davanti a me fisicamente questa nuova Liguria, possibile, che si può cominciare a costruire dal 21 di settembre. A me piacerebbe tantissimo riuscire a trasmettere questo entusiasmo, questa possibilità concreta di disegnare un'altra Liguria a partire dal 21 di settembre.